Allora, Giulia Ceccarani, l'autrice di questo bellissimo murales, siamo sulla terrazza del caos, un modo per riqualificare un luogo storico di Terni. Come nasce, Giulia, questo progetto? Allora, questo è un progetto, diciamo, che nasce dal bando che è stato fatto dal comune l'anno scorso, che si chiama Terni Visione, in cui stanziavano dei fondi tramite comunità europea e su vari ambiti, che era arte urbana, imprenditoria giovanile e tutta la parte che riguardava il sociale. E in collaborazione con Bloom, Spazio Condiviso, che è il coworking dove ho collaborato, e con il Caos abbiamo deciso di lavorare all'interno di questo spazio, anzi spazio esterno, che è la terrazza, proprio per dare una riqualificazione a un luogo che io chiamo quasi dimenticato, perché effettivamente non lo conosce nessuno. E il mio lavoro era appunto quello di andare a lavorare su questo muro, e questo, diciamo, è stato un po' il risultato, cercando di rispettare anche i legami di colori che erano intorno a me, e dandogli appunto una valenza completamente diversa. Ci ho impiegato 24 ore, spalmate però in 5 giorni, perché qua è, come vedi stamattina, che non è nemmeno tanto caldo, però diciamo che fino a mezzogiorno, l'1 c'è il sole, quindi non era fattibile. Le tecniche sono con acrilici per esterno, fatto a pennello, la sera prima dell'inizio, diciamo, della campidura del disegno, ho utilizzato il proiettore che ha appunto sparato l'immagine digitale che avevo disegnato prima sul muro. E facendo i contorni poi ho iniziato a riempire gli spazi. Senti, siamo sotto lo stesso tetto, spiegaci un po', ecco, anche il significato, un po' cosa rappresenta, quindi. Allora, come l'avevo pensato, diciamo, quando ho visto comunque la forma di questo muro, mi dava un po' l'idea del tetto, e soprattutto in un momento del genere, in cui al di là poi, diciamo, della pandemia, ma proprio del discorso che ti fa parlare di distanziamento sociale, ma in realtà secondo me il distanziamento sociale c'è da molto prima del Covid, perché poi è una questione umana. E il fatto è che c'è questo, diciamo, marasma di donne, rappresento donne perché secondo me hanno una proporzione più bella rispetto agli uomini, e siamo sotto lo stesso tetto perché il tetto è il cielo, quindi fondamentalmente con tutti questi, diciamo, sbattimenti esistenziali rispetto ai confini geografici, alle differenze che possono essere di etnia o di credi, religiosi, politici, alla fine noi siamo effettivamente tutti sotto lo stesso tetto. Quindi ogni tanto ragionare sul fatto che abbassare un po' la frustrazione e la rabbia, ricordarci che di fondo facciamo parte tutti dello stesso grande scherzo cosmico che è la vita. L'idea sarebbe appunto quella di mettere le mani un po' su tutto il contesto, perché effettivamente nel momento in cui non lo vivi si dimentica, e lo vivono persone che magari non hanno quella sensibilità, no, di tutelarlo. In realtà questo è uno spazio pubblico, quindi è un po' di tutti.